non conoscono ostacoli il San Nicola da Crissa e la Virtus Rosarno nel campionato di prima categoria, esattamente nel girone C. Quando siamo giunti ai due terzi di campionato, si è giocata la 20ª giornata, le due squadre marciano ancora in testa con 6 punti di distacco tra le due, San Nicola 52, Virtus a 46, entrambe vittoriose nella partita di oggi. Virtus Rosarno che vince 1-0 contro il Calimera, con un gol di Ocampo al 58esimo, quindi nell'inizio del secondo tempo, mentre la squadra di testa, il San Nicola da Crissa, ne fa ben 8 alla Gasperina, come 8 ne aveva fatti il Real Pizzo nell'anticipo di sabato all'Academy Giri Falco. Sapete bene ormai, per chi ci segue, come la penso su queste partite, ci sembra un po' esagerato andare a rifilare questi punteggi a squadre che probabilmente hanno le loro difficoltà e che quindi andrebbero rispettate anche per questo. Però il calcio è anche fatto così, e qualcuno vuole probabilmente migliorare anche la differenza reti oltre a quella dei propri punteggi per venire a capo dalla fine del campionato, per vedere come si classificherà e quale sarà la posizione da avere. Pareggiano tra di loro Borgia e Chiaravalle 1-1 per le due squadre terza e quarta in classifica. I gol di Tarzi al 6° per il Borgia e di Michele Zaffino al 21esimo, poi più nulla per il resto della gara, quindi una gara abbastanza tirata che non ha visto prevalere una sull'altra. Il Borgia rimane terzo a 43 punti, distaccato adesso di altri 2 punti dalla Virtus Rosarno. Il Chiaravalle a 40 punti, che a questo punto, con questo punticino, raggiunge il San Calogero Calimera. San Calogero Calimera sconfitto proprio, come dicevamo, dalla Virtus Rosarno. Vince il Città di Guardavalle 2-1 al Martelletto Settingiano, e con una doppietta di Nesci nel secondo tempo che ribalta l'1-0 di Benincasa del Martelletto, segnato al 27esimo su calcio di rigore. Quindi nel finale, nel secondo tempo, al 65esimo e all'82esimo, appunto, Nesci ribalta la situazione per la squadra di casa, che adesso si va a posizionare a ridosso, diciamo, della zona playoff, a 3 punti dal San Calogero. Vince anche il Real Pizzo, quindi anche esso rimane a 37 punti, quindi come dicevamo, quindi con la vittoria sull'8-0 dell'anticipo di sabato. C'è la prima vittoria del campionato per la Nuova Valle, che batte il Prasar per 2-1, ribaltando anche in questo caso l'1-0 di Rodio della Prasar. Nel secondo tempo Pattaio e Buttiglieri al 92esimo ribaltano la situazione, e questo è un punteggio importante per la squadra di Valle Fiorita, perché a questo punto scavalca in ultima posizione l'Accademy Giri Falco e quindi si porta in penultima posizione, evitando in questo momento, a questo punto del campionato, la retrocessione diretta. E quindi, anche se chiaramente deve stare attento, perché come dicevamo, in questa posizione, avendo 7 punti l'Accademy, 8 punti la Nuova Valle, la quintultima, il Martelletto, ne ha 18, e quindi ci sarebbero i 10 punti di distacco, e quindi questo play out non si farebbe, e quindi la Nuova Valle deve ancora lavorare per racimolare e recuperare almeno questo punticino, oppure cercare di raggiungere il Real Mileto, che è sopra di appena 2 punti. Real Mileto che ha pareggiato la sua partita, quella della sua giornata, proprio in trasferta a Montepaone. È un Montepaone che non riesce più a vincere e quindi rischia di essere risucchiato nella zona play out, perché adesso ha soli 2 punti di vantaggio sul Martelletto Settingiano.